In ogni curva abbiamo il problema, posto che riusciamo a vincolarci bene con lo spigolo, di contrastare le forze che si generano che dall'interno della curva tendono a volerci ribaltare e far andare fuori traiettoria. Il termine angolazione è un termine che ha una storia di 50 anni e ci sono magari modi diversi, un po' confusi e non veramente corretti di intendere questo termine. C'è anche un'evoluzione di questo termine che è andato sempre di più verso inclinazione. Quindi possiamo soffermarci un attimo alla lavagna per ripercorrere un po' le tappe di questo argomento. Vi ricordo www.jamsession.it per trovare tutte le informazioni per partecipare ai corsi Jam Session, corsi full immersion, nelle 4 stagioni, sempre nelle località e con i programmi più adatti. Allora, abbiamo fatto due disegni che esemplificano un'interpretazione antica, diciamo, dell'angolazione, un'interpretazione più moderna che potete poi vedere anche nella foto che abbiamo fatto per i checkpoint. Allora, l'interpretazione antica prevedeva una grande e forte controrotazione del bacino rispetto al senso della curva. E quindi tutta l'attenzione, proprio tutto il pensiero era rivolto a quello che faceva il bacino, sia in un senso nella curva sinistra, sia quando si andava poi a cambiare per la curva dall'altra parte, quindi con un movimento prevalente di bacino e poca considerazione dell'azione di presa dei piedi. Ora, nella fiata moderna, c'è più uno spostamento di tutta la massa e di questi 6 punti contemporaneamente, in questo modo, e con una compattezza maggiore. Quindi diciamo che gli elementi forti dell'inclinazione, dell'angolazione di oggi ai fini del contrastare le forze che ci vogliono buttare fuori dalla curva, l'interpretazione parte dalla solidità della presa di spigolo e della gamba esterna alla curva, la partecipazione di tutto il lato esterno e lo spostamento di tutta la massa verso l'interno della curva. Una volta il concetto di angolazione partito per dare contrasto alle forze, è stato poi si è mescolato un po' a un'idea di angolo tra busto e arti inferiori, meglio uscire completamente da questa interpretazione e pensare a una massa che si porta verso l'interno della curva, inclinando tutto il corpo, e a una presa forte sull'esterno e con lo sci interno che partecipa all'inclinazione pur non assumendo carichi importanti. Il primo consiglio che mi sento di darvi è che se pensate all'angolazione o all'inclinazione, non pensate assolutamente ad esasperare il movimento del bacino verso l'interno della curva e non pensate neanche a quella che viene chiamata compensazione di busto. Assolutamente, cercate di stare solo compatti a livello di bacino e di tronco, compatti muscolarmente e pensate principalmente ai piedi. Dai piedi deriverà la vostra capacità di sciare anche in sicurezza con delle inclinazioni forti necessarie, soprattutto quando andrete veloci. Vedete qua, i piedi devono essere capaci di vincolare assolutamente, vincolando chiedono forza alle gambe e questa forza permette di sostenere quel vincolo e quindi di deformare lo sci e di farlo girare e girare insieme a lui. È molto importante questo aspetto perché se voi siete sicuri della capacità dei vostri piedi di fare presa, è un po' come essere in moto ed essere sicuri di essere su asfalto buono e con delle gomme buone. Quindi potrete osare delle inclinazioni maggiori, ancora più divertenti, creare delle centrifughe ancora più forti e quindi veramente divertirvi al massimo.
anche se poi bisogna dire che l'inclinazione deve essere quella che serve, non deve andare oltre, perché sarebbe un po' una ricerca fasulla, artificiosa. Però ripeto, l'elemento essenziale è il piede esterno forte, il piede interno che inclina pur essendo leggero, ma che aiuta il tutto a prendere la giusta inclinazione, e poi la volontà di uscire dalla curva. Mentre si sentono i piedi forti che sviluppano la curva, le spalle e l'intenzione nostra devono andare verso l'uscita. In questo modo, senza quasi si potrebbe dire senza pensarci, possiamo sciare con la massima dinamicità e con delle pieghe da favola.